Dato la vita e il sangue per il mio paese, e mi ritrova a non tirare a fine mese, in mano a Dio le sue preghiere. Oh, giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza, quindi credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no. Pensate a questo invito non per compassione, ma per guardarle in faccia e farle assaporare un po' di vino e un poco da mangiare. Se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni, teme il sogno di sposarsi alla natura, di diventare padre. E sapesse quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è chi ha ancora più diritti di chi ha creduto nel paese e nel futuro. No, questo no, non è l'inferno, ma non comprendo come è possibile pensare che sia più facile morire. Io no, non rimangono parole.